Bentornati sul mio canale. Allora, come vedete? No? Non vedete? Ah, così, sì. Come vedete, mi sono decisa a ritornare finalmente qua su YouTube con un nuovo video spacchettiamo. Allora, principalmente avevo deciso di fare una pausa estiva, quindi tipo del mese di agosto, e poi di riprendere normalmente. Poi però mi sono praticamente fatta trascinare dalla vita e quindi non ho praticamente smesso di registrare, avevo poche idee, poca voglia, quindi ho detto vabbè, sai che c'è, fare le cose per forza non mi va, perché comunque non penso che poi, anche attraverso i video comunque si vedrebbe. E quindi mi sono detta, vabbè, prenditi il tuo tempo, il tuo spazio, e quando sarai di nuovo in forma ricominci a registrare. Quindi, ricominciamo. Quindi ho fatto di nuovo un acquisto sul sito Macrolibrarsi. Andiamo a scoprire che cosa ho acquistato. Cominciamo subito. Cominciamo da questo, che sembra quello un po' più leggero. Ah no, scusate. Prima devo fare l'anteprima, ok? Anteprima fatta, cioè siccome tutte le volte poi mi dimentico di fare l'anteprima e poi mi ritrovo con i pacchetti che sono già aperti, allora se ricominciamo a fare le cose fatte bene. Apriamo. Dei generi alimentari, quindi cominciamo subito con il cibo. Allora, qui ho ripreso questa polvere lievitante per dolci, l'avevo già provata, mi sono trovata bene, e quindi visto che comunque nei vari supermercati non trovo questa marca, ho detto vabbè, comunque scadenze lunghe, quindi ho detto anche se le altre non le ho finite, però ho detto vabbè, le compro, che tanto il lievito serve sempre. Ho preso dell'amido di mais bio, questo è del marchio Antico Molino Rosso, spiga buona. Niente, l'ho preso perché praticamente in tutte le ricette che ci sono parlano sempre di ste amido di mais, e quindi ho detto, prendiamolo, anche perché comunque potrebbe essere anche un ottimo alleato, da quello che ho capito, per sostituire le uova nelle ricette, quindi direi che non fa mai male. E non lo so, non l'ho mai preso, anche perché solitamente... E per ammorbidire io utilizzavo la fecola di patate. L'amido di mais effettivamente non l'ho mai preso, non credo che ci sia troppa differenza, però insomma, boh, proviamolo. Mentre questi sono buonissimi, già ve lo dico, li ho riacquistati perché avevo già mangiato sia uno che l'altro. Forse ho sbagliato una cosa, allora non mi ricordo più, perché secondo me questa, allora, va bene, allora, partiamo da quella giusta, che è questa, che è una crema 100% mandorle del marchio Fior di Loto. Questa l'ho già mangiata, tra l'altro l'ho appena finita, infatti adesso sto mangiando la crema di nocciole che avevo acquistato quando ho fatto il weekend nelle Langhe. Ok, quindi questa qua l'ho potuta riprendere. Su questa ho un leggero dubbio, nel senso che è un crema 100% arachidi, non mi ricordo se era questa, ma adesso provo ad andare a vedere una cosa. Aspettatemi, non scappate. No, in realtà forse era questa.
quello che è. Comunque, crema 100% di arachidi, fior di loto. Nel caso l'assaggiamo. Ta-da! È buonissimo questa crema d'arachidi, mi piace un sacco, mi piace veramente tanto. Non so se si vede bene, nel caso vi faccio una foto e ve la metto qua. Ok, adesso passo al secondo pacchettino, che invece queste mi sa che sono tutte cose un po' più generiche, perché appunto di solito dividono sempre le cose alimentari da tutti gli altri prodotti. Allora, qui abbiamo reparto bagno. Allora, qui abbiamo un panetto di shampoo e balsamo solido, quindi due in uno. Ho cambiato questa volta il tipo, perché normalmente io prendevo quello per i capelli secchi, mentre questo lo voglio provare, è rinforzante anticaduta, siccome appunto ho notato che con i cambi di stagione tendenzialmente perdo molti più capelli. Però ecco, volevo provare qualcosa di diverso e questo mi sembrava interessante. Contiene polvere di maca, olio di cartamo, olio di ricino e proteine del grano. Quindi sì, è un acquisto nuovo. Qui in parte specificano che un panetto solido equivale a più di 60 lavaggi. Quindi pensateci e non fatevi spaventare soprattutto dal costo. Abbiamo i due bagno doccia, sempre solidi. Allora, questo l'ho comprato per Giampi, perché lui questo marchio Veleda gli piace, si trova bene. Questo è al geranio Lizzea Cubeba, 100% di origine naturale, fragranza stimolante con burro di karité bio. Mentre per me ho provato a prendere questo, che è un marchio nuovo che non avevo mai provato, di Natura, bagno doccio solido, questo scrub. Ho detto, ma sì, cioè, ho pensato, sempre riferito al cambio di stagione, comunque magari un po' di leggera abbronzatura che ho preso se ne sta andando via, quindi ho detto, piuttosto che comprare uno scrub separato, proviamo questo, comunque male non fa. Questo è con gusci di mandorle e nocciole ad azione appunto scrub. Questo da provare. Ecco. Ecco, infatti si vede proprio che ha tutti i vari puntini. E questo è di 65 grammi, mentre quest'altro è di 75 grammi. Poi avevo bisogno anche di una crema per il viso e dopo un'attenta selezione, un'accurata e attenta selezione, ho trovato questo marchio Everil, che non ho mai acquistato e mai provato. Ah, ecco, crema prime rughe. Proviamo, dai, ogni tanto, che non fa mai male usare qualche crema antirughe. E quindi ecco, è una crema nuova, mai provata, quindi sarà tutta da sperimentare. Poi mi sono ripresa la scorta di percarbonato che io utilizzo per la lavatrice, e questo è un chilo. E poi per l'ultima cosa, questa mi ha incuriosito, quindi è il bonus di questo acquisto online. Praticamente sempre del marchio Ethical Grace, è un boccettino di olio aromaterapico da polso, quindi praticamente, se non sbaglio, è al gusto rosmarino e limone, se non mi ricordo male. E niente, praticamente vedete, ha il roll e si mette qui al polso come se fosse anche un profumo e poi si annusa e tipo fa l'aromaterapia. Io appunto stavo cercando qualcosa per sempre nel discorso rilassarsi e calmare gli animi, e
Boh, non so, mi è capitato proprio così per caso. E quindi ho detto, vabbè, dai, proviamolo. Comunque non è male. È anche pratico perché appunto è un boggettino piccolo, quindi volendo si può anche mettere in borsa e poi al bisogno si può mettere. Adesso andrò avanti tipo tutto il pomeriggio a annusarmi. Buono! Niente male. Marchio, appunto, vi ripeto, Ethical Grace. E poi, come al solito, alla fine di tutto, rimasto un po' schiacciato, loro mettono in omaggio il loro giornalino. Ok, allora, con questo è tutto. Quindi, anche questa volta, dai, qualche chicca sono riuscita comunque a inserirla, perché comunque quando acquisto su questo sito, sì, non è che faccio tanti acquisti durante l'anno, però le poche volte che faccio degli acquisti mi piace sempre andare a sbirciare, a trovare qualcosa di nuovo da provare. E quindi niente, spero di avervi dato magari qualche idea o di avervi fatto conoscere qualche prodotto che magari non conoscevate. E io vi ringrazio per la visione e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!